Salve a tutti, oggi lo studio Zen Pilates propone una lezione incentrata sulla schiena, dedicata in particolar modo a chi ha problemi appunto di mal di schiena e di lombalgia. È una lezione che potete svolgere tutti i giorni perché è una lezione di mobilità e di stretching, quindi dove andremo a fare tutta una serie di esercizi volti a mantenere la schiena in un buono stato anche in questi giorni che siamo costretti appunto a stare in casa. Quindi faremo una serie di esercizi di mobilità e di stretching sulla schiena. Ok, ci andiamo a sdraiare, testa giù, piedi larghi come i fianchi, braccia lungo il corpo, rilassiamo le spalle, rilassiamo la schiena, lasciamo alla schiena formare il nostro arco lombare fisiologico. Iniziamo a scaldare la zona lombare insieme alla respirazione. Quando prendo aria, inarco, quando butto fuori, schiaccio l'ombelico e retro verso il bacino, attaccando la zona lombare a terra. Uniamo i due movimenti, nel prendere aria in arco, nel buttare fuori retroverto. Ancora, arco lombare, schiaccio la zona lombare, giro il pube verso l'alto fuori aria. Sentiamo che la testa segue il movimento. Quando faccio l'arco è come se fosse tirata verso il basso. Quando vado in retro è come se il centro della testa venisse spinto indietro. Facciamo lavorare il sacro insieme all'occipite. Vado. Inarco e retroverto fuori aria. Ne facciamo 3 e 2 e ancora 2, ultimo 1. Andiamo a snocciolare completamente la colonna. Nell'in prendiamo aria. Quando buttiamo fuori aria, andiamo prima in retroversione del bacino. Incominciamo a staccare dal sacro una vertebra alla volta fuori aria fino ad arrivare in appoggio scapolare. La testa deve essere libera, deve riuscirsi ad alzare. Quando butto fuori aria, riparto dall'alto, snocciolo lentamente una vertebra alla volta. Quando il sacro arriva, rilasso ritoccando l'arco. Ancora via, retroverto, salgo fuori aria, sento una vertebra alla volta come se la colonna fosse una cerniera. E fuori aria lentamente riscendo. E rilasso, ne facciamo ancora 3. Scaldiamo bene tutta la nostra colonna, dalla zona lombare alle scapole, dalle scapole al sacro. Ultima volta, fuori aria, sali e scendi. E rilassi. Andiamo ad aumentare un pochino l'esercizio dell'inizio. Quando andiamo in retroversione, portiamo un ginocchio al petto e sentiamo che il peso della gamba ci aiuta a schiacciare meglio la zona lombare a terra. Quando prendiamo aria, appoggiamo il piede e ritroviamo l'arco. Ancora fuori aria e torni. Ne facciamo 8. Senti che hai l'arco quando appoggi. Fuori aria, la gamba ti aiuta a schiacciare la zona lombare a terra. Ancora 6 e 5 e 4 e fuori aria stacchi 3 e 2, ultima volta. Facciamo salire la gamba destra a tavolino, la nostra zona lombare ora è tutta attaccata. Afferriamo con due mani sotto il ginocchio destro, sentiamo che le spalle sono lontane dalle orecchie, il centro della testa spinge indietro. Quando butto fuori aria, stendo la gamba e tiro con la forza delle braccia sulla testa e le scapole. Fuori aria, ritorno. Vai, fuori aria, salgo e tiro. Scaldo la parte alta anche della colonna, la zona dorsale e ritorno. Vai, tira bene dentro l'ombelico, tutta la lombare appoggiata e ritorni. Ne facciamo 4 e giù. E fuori aria, 3 e giù. 2 e giù, ultimo, scendi, tieni la gamba destra allungata verso l'alto col piede a martello, apri le braccia a croce, spalle basse. Tenendo le scapole e le spalle ferme andiamo a creare una torsione sul bacino. Facciamo cadere tutte e due le gambe a sinistra andando a guardare a destra, il torace è fermo, prendo aria, torna tutto dritto. È come se volessi snocciolare, svitare il bacino dal torace. Fuori aria, gira la testa verso destra, giù bene la spalla destra e
e prendi aria, ritorna in asse. Ne facciamo ancora 4, fuori aria. 4 e torni. Diamo mobilità e torsione alla zona lombare, sono 3 e torni. Sono 2, torni. Ultima torsione, fuori aria e ritorni. Appoggi il piede destro, braccia lungo il corpo, facciamo tutto dall'altro lato, stacchiamo la gamba sinistra, tavolino, afferriamo con due mani sotto il ginocchio e fuori aria andiamo a stendere la gamba, tirandoci su, sentiamo allungare bene anche il collo e riscendi, fuori aria, vai, 6 e ritorni, vai, 5 e torni, vai, fuori aria, 4. E bene le spalle basse, 3, senti l'ombelico indentro, la zona lombare che si attacca tutta a terra, ancora 2, facciamo l'ultimo. Quando scendiamo la gamba sinistra rimane alta con il piede a martello, apri le braccia a croce, facciamo le torsioni dall'altro lato, cadendo verso destra andiamo a guardare a sinistra, la spalla sinistra è bella bassa, prendo aria attorno al centro. Penso sempre di svitare il mio torace da bacino e ritorni ancora. Ne facciamo 3 fuori aria e torni. Ne facciamo 2 e torni. Ultimo 1 e ritorni. Appoggiamo. Da lì. Portiamo la gamba destra a tavolino, la afferriamo da sotto come facevamo prima. Per non forzare la schiena, utilizziamo la spinta della gamba per portarci a sedere e ci portiamo inside. Il gomito sotto la spalla, facciamo salire bene il torace verso l'alto come se qualcuno ci tirasse. Appoggiamo la mano sul fianco. Allunghiamo la testa che deve essere prosecuzione della colonna, quindi non spezziamo il tratto cervicale, ma lo teniamo lungo. Rilassiamo facendo scendere il fianco verso il tappeto. Ora vogliamo andare a tirare la nostra schiena. Dalla mano spingiamo il fianco verso il basso e il centro della testa dall'altra parte, come se volessimo separare e distanziare le vertebre tra di loro. E rilassi. Quando tiri, butti fuori aria, come se il sacro volesse andare da un lato e il centro della testa dall'altro. In questo esercizio può darsi che si senta tirare la zona lombare. È un esercizio comunque dove non rischiate assolutamente di farvi male perché è uno stretching, è un allungo della colonna, quindi tiro il fianco verso il basso, il centro della testa dall'altra parte e rilascio. Fuori aria, ne facciamo 3, rimaniamo sempre belli alti col torace. Ne facciamo 2. Nell'ultimo ci fermiamo col torace sollevato. Portiamo la mano appoggiata davanti e allunghiamo la gamba. Qui la nostra schiena è libera, quindi disegnando una bicicletta con la gamba in avanti, lasciamo completamente rilassata la nostra schiena. Si muoverà a seconda di dove è la nostra gamba. Quando la gamba è indietro abbiamo l'arco. Quando allungo avanti sentiamo che la nostra zona lombare si distende e andiamo avanti a pedalare per 5. Fuori aria quando calcio avanti, prendo aria quando vado indietro 4. 3. 2, allunghiamo la gamba e la appoggiamo a terra davanti a noi. Facciamo salire il braccio destro verso l'alto, siamo sempre alti col torace. Tenendo fermo il bacino, un po' come facevamo prima di in terra, creiamo una rotazione sul torace e torniamo. Prendo aria quando apro, è un'espansione toracica, quindi prendiamo aria, fuori aria, torniamo qui. Quando apriamo è come se volessimo girare il nostro petto verso il soffitto e ritorno. Facciamo 4 torsioni del torace fuori aria e ritorni. Ne facciamo 3 e ritorni. Fuori aria 2. Torni. Ultimo 1 e ritorni. Pieghiamo il ginocchio, afferriamo il piede. Portiamo il ginocchio verso il naso. L'ombelico è dentro, la nostra schiena è tonda, la zona lombare è allungata. Allontano il ginocchio da me, vado a guardare dietro, la mia schiena prende l'arco, prendo aria, mi chiudo, fuori aria, mi apro,
La mia schiena si muove tutta, dalla dorsale fino al sacro. Mobilizzo bene. Ancora. Tre. E due dentro l'ombelico. E facciamo l'ultimo. Uno. E ritorno. Tengo il piede in mano, sposto il ginocchio sotto più avanti e passo nella posizione a Z. Stacco le braccia e le sollevo all'altezza delle spalle. Facciamo delle torsioni. Fuori aria andiamo a ruotare da un lato e torniamo al centro. Dall'altro e ritorno. Stesso principio, bacino fermo, torace che ruota fuori aria. E vai. E ancora. Fuori aria. 4. Non girare solo le braccia, ma pensa di ruotare proprio tutto il torace. 3, 2 e 1. Prima di passare nell'altro side, portiamo le gambe avanti, le allunghiamo laterali, ognuno con la nostra apertura. Andiamo ad afferrare le ginocchia, cresciamo con la schiena, siamo dritti, l'addome è tenuto. Andiamo a creare un movimento ad onda per mobilizzare tutta la schiena. Partiamo dalla testa, snoccioliamo. Spingiamo la testa in avanti e risaliamo con la schiena piatta. Teniamo l'addome lungo tutto il percorso. Mi chiudo, l'ombelico va in dentro, prendo aria e fuori aria per risalire. Spalle basse e arrotondo. Spingo e apro. Nel momento in cui venite avanti sentirete lo stretching degli adduttori. Vai e risali. Ne facciamo ancora tre. Prendi aria e fuori aria. Ne facciamo ancora due. Vai. E sali. Ultima volta. Vai. Allunghi e risali. Porti le mani incrociate dietro la nuca. Occhio a chiudermi, ma apri bene il tuo torace. Tieni l'addome. Andiamo a flettere la nostra colonna lateralmente. Prendo aria, scendo come se il gomito volesse raggiungere il ginocchio, fuori aria, torno davanti. Prendo aria, fuori aria. Ne facciamo 6 e 5 e 4 e in S e sono 3 e sono 2. Vai, ancora 2. Vai. Ancora uno e ritorni. Appoggi le mani davanti alle gambe, cammini in avanti, appoggi i gomiti, lasci crollare la testa. Più senti la testa crollare pesante, più il collo si allunga e si rilassa. Cammino e torno indietro. Allunghiamo i fasci laterali della zona lombare, ci giriamo col torace verso la gamba destra e camminiamo con le mani verso il piede, lasciando crollare la testa. Se schiacciamo bene giù il gluteo sinistro, sentiremo tirare tutta la fascia lombare della schiena sinistra. Rilassiamo, respirazione libera, camminiamo indietro con le mani, torniamo dritti, ci giriamo verso il piede sinistro. Stessa cosa, scendiamo giù, questa volta chiaramente dovremo tenere giù il gluteo e il fianco destro. Lascio crollare bene la testa, sento tirare i laterali della colonna. Torno indietro con le mani e ci prepariamo a chiudere le gambe per andare sull'altro side. Ci portiamo sempre con il gomito sotto la spalla, la mano appoggiata al fianco, lasciamo collassare giù il fianco e spingiamo il fianco lontano come se volesse andare verso il basso mentre la testa tira dall'altro lato, fuori aria. E vai. Quando tiri, senti allungare bene la colonna e rilasci. Ancora vai, tiri e rilasci. Vai, tiri e rilasci. Ne facciamo 5. Allunga bene, distanzia le tue vertebre. 4 e 3 e 2. E 1.
Rimaniamo alti col torace, appoggiamo la mano davanti al petto, stendiamo la gamba. Andiamo a disegnare una bicicletta sentendo che la nostra schiena è libera di muoversi. Quando sono dietro l'arco, quando calcio avanti la schiena è lunga. Tieni sempre il petto aperto, il collo è prosecuzione della colonna. Ne facciamo 5, 4, 3, 2. Appoggi la gamba a terra, sali col braccio verso l'alto, il tuo torace è sempre alto. Tieni il bacino bloccato, ruota il torace come se volessi girare il petto verso il soffitto e ritorna. Prendi aria nella tua espansione toracica, fuori aria, ritorni. Ancora 5 e vai. 4 e 3. E 2 e 1, come abbiamo fatto dall'altro lato, afferriamo il piede, portiamo il naso al ginocchio e allontanando il ginocchio creiamo un arco nella schiena. Mi chiudo dentro l'ombelico, mi apro, sento tutta la mia schiena che si mobilizza, rimango sempre alta col torace. Vai, 3 e 2 e 1. Il ginocchio della mano che ho aggrappata va dietro e salgo. Mi trovo nella posizione a Z con l'altra gamba davanti. Apro le braccia per creare una bella torsione. Cerco di tenere giù il fianco della gamba che è dietro ostacolista. Fuori aria, ruoto e ritorno. Ruoto, sempre bacino bloccato, il torace che gira per 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e 1. Ci portiamo in quadrupedia. Ginocchia larghe come i fianchi. Mani larghe come le spalle, facciamo attenzione a allontanare bene le spalle dalle orecchie come se qualcuno ci tirasse dal centro della testa verso in avanti. Giriamo anche il gomito perché ruotando il gomito la nostra spalla si abbassa. Mantenendo la posizione mobilizziamo completamente la schiena, prendiamo aria e andiamo ad inarcare, lo sguardo sale. Fuori aria, arrotondiamo la zona lombare come se ci dessero un pugno in pancia, andiamo a fare una bella gobba. Prendi aria, inarchi, fuori aria, arrotondi. Non sposti il peso, mobilizzi solo la colonna. Inarchi, arrotondi. Ancora, inarchi, arrotondi. Prendi aria nell'inarcamento, fuori aria quando arrotondi, ancora uno, vai, inarchi e arrotondi. Torni nella tua posizione della colonna neutra, quindi col tuo arco. Quando butti fuori aria, spingi il gluteo indietro, scivoli le mani sul tappeto in avanti per scendere giù col petto. Senti bene allungare la schiena. Ora andremo ad allungare come abbiamo fatto prima le fasce laterali. Torniamo un pochino in avanti. Il ginocchio sinistro raggiunge il destro. Ti vai a sedere sui glutei, con i glutei sui talloni, e vai a scavalcare con la mano dal lato in cui hai chiuso, quindi in questo caso sinistra, l'altra mano. Giù la testa in mezzo alle braccia per sentire tirare tutto il laterale, buttando fuori aria, fai uscire un pochino il peso verso sinistra. Come se col gluteo schiacciassi di più il tallone sinistro e ritorni. Ancora, vai a sinistra, tiri tutta la fascia sinistra della colonna e ritorni. Ne facciamo 3 e ritorni, come se spostassi il peso tutto sul tallone sinistro. Ne facciamo 2 e ritorni. Ne facciamo 1. E ritorni e ripassiamo dal centro, quindi dalla quadrupedia corretta e andiamo a farlo dall'altra parte. Questa volta è il sinistro che raggiunge il destro. Ci sediamo col gluteo sui talloni e dalla mano destra che scavalca giù la testa in mezzo alle braccia, lasci crollare tutto il peso sul gluteo destro
E torni al centro, il movimento è piccolo, ma ti serve per tirare il laterale della colonna. È solo uno spostamento di peso, non spostare le mani. Fuori aria quando tiri, ne facciamo tre. E ancora ne facciamo due. Ancora uno e ritorni. Torni in quadrupedia corretta. Ti vai a sedere sui talloni, passi le gambe avanti e ti porti seduto con le gambe, con i piedi appoggiati. Afferri sotto le ginocchia, addrizzi bene la tua schiena spingendo il petto verso le ginocchia. Ti arrotondi indietro con l'ombelico che va indietro, mantieni la forza delle braccia contro le ginocchia. Il mento scende per sentir tirare anche il trapezio. E risali, la tua colonna ormai dovrebbe essere bella calda, abbiamo lavorato dal fondo fino bene i dorsali a tutti i laterali. E risali, quindi dovrebbe essere facile fare questa mobilità. E risali, pensa un pugno in pancia, fuori aria. E ancora, ne facciamo tre. E due. E. Uno, torniamo su, allunghiamo le nostre gambe avanti. Portando i piedi a martello, facciamo salire le braccia verso l'alto. Nell'in, con i palmi rivolti in avanti, apriamo il torace. Essendo calda la schiena, quando buttiamo fuori aria e andiamo verso i piedi, dovremo riuscire ad arrivare abbastanza bene. Prendi aria, sali verso l'alto, fuori aria, ti tuffi. Ancora, vai in. S, in, S, in, S, rilascia i gomiti, rilascia la testa, rimani giù, continua a spingere i talloni in avanti con i tuoi piedi bene a martello, dagli lasci cadere le braccia, lungo le gambe rilassi i piedi, snocciolando dal basso, una vertebra alla volta, ritorni. Ci portiamo un pochino avanti per venirci a sdraiare a fare lo scarico finale per la schiena, posizione che potete assumere sempre quando avete male della zona lombare. Portiamo un ginocchio alla volta al petto e portiamo le mani sulle ginocchia. Lasciando la schiena completamente rilassata e libera di muoversi, andiamo a disegnare dei cerchi con le anche, andando a stendere le braccia per allontanare il più possibile le ginocchia dal petto. E riportarle a noi. La respirazione è libera, sentiamo che la schiena cambia a seconda di dove sono le gambe. Quando allontaniamo le ginocchia abbiamo l'arco, quando torniamo al petto la schiena si schiaccia bene. Ne facciamo ancora tre, ancora due. Cambiamo il senso del giro. Prima allontaniamo per poi tornare al petto. Schiena libera di muoversi. Ruoto, ancora tre, ancora due, ancora uno. Teniamo le ginocchia al petto, andiamo ad incrociare un piede sull'altro, prendiamo l'avampiede e lo tiriamo a noi, andiamo a cercare la massima flessione del ginocchio. Mantenendo questa posizione rilassiamo completamente la schiena, andiamo con la spinta delle mani a creare un dondolio, come se ci volessimo massaggiare la zona lombare. Oscillo, respirazione libera, crea un massaggio sulla lombare. Mi fermo al centro, cambio l'incrocio dei piedi, tiro sempre l'avampiede verso il gluteo. Ginocchio in massima flessione, dalle mani tiro per oscillare. Fermo l'oscillazione, una alla volta allungo le gambe. Dovremmo sentire di avere recuperato il nostro arco fisiologico della schiena. Apriamo le braccia a croce, rilassiamo tutto. Facciamo dei lunghi respiri per sentire che la nostra schiena si rilassa ed è come se sprofondasse al pavimento. Dovremmo sentirla tutta bella rilassata e leggera. Lasciamo che riprenda il suo arco fisiologico.
lì lentamente con l'alto e incominciamo a dare mobilità proprio alla parte del torace. Saliamo con le scapole e scendiamo. Le stacchiamo da terra prendendo aria e le portiamo giù. Ne facciamo 5 e 4 e 3 e 2 e 1. Andiamo ad aprire bene le braccia, sentire che il petto si apre verso il soffitto. Rilasso il collo, rilasso le spalle e salgo. Ancora, vai. E 4 e 3 e 2 e 1. Attacchiamo le punte delle mani, tenendo i gomiti aperti, spingiamo le braccia indietro, sentiamo che il nostro torace si apre ed è come se le scapole dietro si unissero. Prendo aria quando vado indietro perché espando il mio torace e ritorno. Ne facciamo 5. E 4 e 3 e 2 e 1. Apriamo le braccia, lasciamo cadere tutte e due le gambe da un lato, belle piegate vicino al petto. Chiudiamo un braccio per raggiungere l'altro e quando andiamo ad aprire teniamo la nostra spalla opposta giù. Prendo aria nell'apertura. Fuori aria quando chiudo, quindi qua sto aprendo il mio torace e lo richiudo. Ne facciamo 4 e chiudi. Ne facciamo 3 e chiudi. Ne facciamo 2 e torniamo davanti. Chiaramente lo andremo poi a fare anche dall'altro lato, quindi faremo cadere le gambe dalla parte opposta e cercheremo di andare a chiuderci e a riaprirci seguendo la mano che apre con lo sguardo. Ne farete le stesse ripetizioni anche dall'altro lato. Da lì andiamo a fare proprio un esercizio per aprire il torace. Portiamo le mani sotto alla gabbia toracica, alla fine. Tra la fine della gabbia toracica e l'inizio della zona lombare. Quando buttate fuori aria dovete spingere le mani verso terra mentre spingete il petto verso l'alto e rilassare. Due forze opposte, le mani spingono giù il petto verso l'alto e ritorno. Ancora, respirate, spingi il palmo della mano verso il tappeto, in questo caso. Il torace è costretto ad aprirsi, spingi e rilassa. Ancora, spingi. Ultima volta. Spingi e rilassa. Da questa posizione, utilizzando la spinta della gamba, ci portiamo seduti e andiamo a fare sempre mobilità sulla parte alta. Piedi larghi come i fianchi, mani dietro girate. Spingiamo il petto in avanti sentendo che le scapole si attaccano tra di loro. Anche il mento sale un pochino. Quando prendo aria, piego i gomiti come se qualcuno da dietro mi tirasse il mento, scende l'ombelico va indietro. Fuori aria, spingo, apro il petto, lo sguardo sale. Arrotondi dentro l'ombelico, in fuori aria, espandi il tuo torace. Ancora, in, es, in, es, in, es. Ci portiamo seduti con le gambe lunghe avanti. Ci flettiamo avanti per afferrare con le punte delle mani i piedi. Facciamo partire un braccio buttando fuori aria. Sale passando vicino all'orecchio, ruoti il tuo torace andando ad aprire, crei una diagonale, ripassi dall'alto e la testa scende. In, es, in vicino all'orecchio e torni. Senti che il bacino sta fermo, è il tuo torace che ruota. Vai, apri e torni. Vai, apri e torni. Ancora,
Vai. E torni uno per lato. Vai. Chiudi. Vai. E ritorni. Da lì ci portiamo in quadrupedia e facciamo una serie di esercizi volti proprio all'apertura toracica. Innanzitutto andiamo ad allungare le fasce anteriori, che stando chiusi in cifosi tendono appunto ad accorciarsi, i pettorali in particolare. Ci portiamo in quadrupedia, ginocchia larghe come i fianchi. Quando buttiamo fuori aria, una mano avanza avanti mentre il gluteo spinge indietro, come se si volesse appoggiare i talloni. Butto fuori aria. Quando prendo aria, torno in quadrupedia corretta con la mano che ritorna a livello dell'altra. Fuori aria, allungo la sinistra, il gluteo spinge indietro, senti tirare bene il pettorale sinistro. E ritorni. Ancora, vai. Fuori aria. E ritorni. Fuori aria. E ritorni. Ancora, vai. 4 e 3 e 2 Spostiamo tutte e due le mani molto più avanti rispetto alle spalle. Quando buttiamo fuori aria, appoggiamo i gomiti a terra, spingiamo il sacro verso l'alto. E quando la nostra fronte è arrivata al tappeto, lasciamo cedere il torace giù, come se si aprisse. Quando prendo aria, sposto il peso sulle mani, torno su, fuori aria, giù i gomiti, sacro verso l'alto, cede il torace. Scaricalo proprio verso il basso. Ancora, apri bene la tua gabbia, in e giù. Ancora vai in e giù. Ultima volta, sali in e cedi verso il basso. Torniamo, scendiamo pancia sotto e ora che abbiamo scaldato bene la nostra parte toracica, portiamo le mani ai lati del petto e spingiamo. Per salire sentiamo che il nostro petto riesce bene ad aprirsi. Attenzione quindi alle posture errate in cifosi, potete fare un po' di esercizi per aprire. Grazie, al prossimo video!